Unboxing quelli ficcanti. Salve a tutti carissimi amici, benvenuti a questo nuovo unboxing veloce. La scatola non è troppo gigante, ma qui non abbiamo i sigilli personalizzati. Dovrebbe comunque, se la cosa non mi sconfessa, anzi ne sono quasi certo, arrivare sempre dal nostro amico Showzeta, che ci permette queste recensioni, sia anche perché il packaging ha comunque le sue attenzioni. E andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ovviamente qua però questo mi fa pensare che potrebbe essere il secondo pezzo di quelli che stiamo attendendo, del famoso, che avrete già visto, combinabile nuovo della Generation. Vediamo se adesso speriamo. Il mio fiuto mi dà ragione, della plastica chimica. Caspita, ma cinese. Cazzo, ma sballarlo è un'impresa quasi titanica. Pensi se. Cioè, guarda che no. Se lei dovesse anche. Per fortuna no. Demolire tutte queste. Polistirolo. No, polistirolo no, ma. Ecco. Allora. Questo, cioè, praticamente ti donano tutto il polistirolo che le case di robot non si. Infatti non si chiaga. Ma lei si diverte però, vero? A fare tutti questi lavori. Gli unboxing proprio, invece che andare in palestra. Accumuliamo rifiuti. Sì. Invece che andare in palestra io unboxo. Cosa fai tu di sport? Unboxo. Quando lei va dal dottore, lei fa un po' di sport. Unboxo. A boxer, è bravo. Quando hai questi strumenti. Stia attento che può rovinare la scatola sotto, attenzione. Ma no, io quando questi strumenti sono sicuro che non faccio danni. Come no? No, ma allora spinga, Dio buono. Ecco, stia attento, non. È lui? No! Forse ho capito cos'è. Ecco, questo mi incuriosisce. Questo è l'ingegno. Forse questo è il pezzo che ha scatenato qualche piccola curiosità. Dovrebbe essere. È lui. Giorzetta e Z. Però aspetta, M02. No, è un altro. Ma allora niente, a monte. Stacchiamo, cari amici. È sempre un come si dice, che io ho una proposta in classe simil metal build, così dovrebbe essere. No, guarda che è lui, è il Tomemei. Ah, il Tomemei è lui, eh? No, forse c'è anche Tomemei qualche cos'altro. Sì, non lo so se riesco a tirarlo fuori, però è M02, no, dovrebbe essere lo 02. Vedi, no, è lui, però è già aperto, attenzione. No, adesso andiamo a vedere. Qualcuno l'ha aperto, no? Si è incollata la parte sotto, ma. Ok. Che odore! Di plastica. Odore. Guarda che bello, però, come si frantuma tutto bene. No, è una figata. Sto polistirolo, io ho bisogno che gli dia fuoco prima di sboxarlo, perché veramente è inquietante. Sì, probabilmente stanno cercando di. Collezionerò polistirolo. Loro, secondo me, esportano a prezzi vantaggiosi, perché in realtà questo polistirolo è un agente cinese che ci colonizzerà con dei micro un'invasione, una microinvasione. Ah, ok. Quindi che cos'è? E io presumo che sia sempre una qualcosa in ambito kundamico. Tomenei. Non faccia il punto esperto. No, invece no. Cos'è il barba? No. È il barbato. No. Vabbè, vediamo. È lui, lo Z Gamma. È lo Z Gamma. Ce l'aveva ragione lei. È lo Z Gamma, ma 02? Ecco, questa cosa mi inquieta, perché io sapevo di uno 01. Allora, questo è abbastanza, credo, inequivocabile che sia. No, ma anche il fucile lo conosco, perché è il perfect grade della Z Gamma, quindi lo conosco. Lei ha montato il perfect grade? Certo. L'ha anche montato? Certo. Scusi, perché fa quella faccia stupida? E non ce l'ha qui in mezzo. Lo sa che io qui ho qualche pezzo, non ho. Non so che cosa siano questi ciclecchi. Questo è un soggetto, se appunto lo Zetatoshi, sì, ma adesso che vedo bene certe forme. Era la testa che mi inquietava, ma è lui. È questo che mi incuriosisce, attenzione. È stato criticato. Aspramente, direi. Bisogna supporre un attimo allertarsi che abbia degli aspetti qualitativi non all'altezza di aspettative massime qualità. Quindi questo va premesso, abbiate riservo. Allora, qui innanzitutto, giusto per mostrarvi tutto, ecco, come unboxing. Giusto.
anche se sa che io lei non voglio mai spoilerare oltre. No, però c'è una giusta basetta. Ci penso a spoilerare. Con soprattutto però quello che fucilante. È il mega super fucilone bello. Incazzoso e esaltante tipico dello Z. Qui c'è l'altro fucilasso, perché questo dovrebbe essere più che altro la protuberanza quando si trasforma, adesso andremo a vedere. Sì, è probabile. Qui, però ecco perché ho voluto comunque andare a procurarmi, innanzitutto perché se aspettiamo in tempi Bandai un metal build sullo Z, chissà quando mai ce l'avremo, giusto? Sì, armette, il musetto, cose così. Il secondo motivo... Però sono definiti, eh? Il secondo motivo... Questo qui è fatto bene, vero? Che lo Z, come lei sa, dovrebbe sapere, è un Gundam trasformabile. Infatti. Avercelo in kit, per quanto ad esempio come a lei anch'io ho... Adesso spacco tutto qua, vabbè. Il perfect grade. Mm-hmm. Però stare lì a smanacciarlo, trasformarlo, lei l'ha fatto? Sì. L'ha trasformato. E funziona. E anche ha funzionato. Noi non siamo come certi. Ma guardi che lei non ha ancora capito chi ha di fronte, ma è lo stesso. Che effettivamente non trasforma, non esamina approfonditamente le cose. Conviene? Sì. Io malcelavo la mia fiducia e invece... Eccolo qua. Allora fermo un attimo. Scusi, La prima impressione è positiva, però, Però la prima impressione è positiva. Cioè, cazzo. Ma cosa sono queste parti nere? Perché? Delle protezioni. Dici? Delle protezioni del pezzo? Guarda, o c'è scritto qui. Tac, tac, tac. No, non lo so. Sì, può. Non lo so. Più che no, lì probabilmente illustra qualcos'altro, esatto, delle parti a cui stare attenti, che non si bagatti niente. Anche perché stavo notando che altre istruzioni non ce n'è, oltre a questo pochettino del piffero. Come i famosi che io. Ma dentro non c'è niente. Come lei sa, Bandai ha la mano molto pesante sulle parti che scoppiazzano, e quindi, come ogni che io, evidentemente non dobbiamo aspettarci delle istruzioni. Sì, o sono delle protezioni o sono qualche cosa che serve pro trasformazione, però effettivamente mi viene da dire che però vuoi che le dovessero fare di plastica se fossero delle semplici. Ma andavi in cellofanato così? Ma poi qui è aperta la spalla, boh, strano. Vedo delle cose strane. Io allora, devo dire la verità. Il difetto più maggiore di questo modello, almeno sentire gli altri, pare che abbia le giunture molto molli. Molto lasche. Bene. Molto lasche, quindi però potremmo verificarlo adesso, no? O lo lasci... Non mi chieda in questa fase, perché sennò dobbiamo boxare ancora il mondo, mi chieda di fare queste cose perché la vedo particolarmente delicato. Vediamo se la parte dietro... No, però ero curioso di aprirlo un pochettino. Dai, un pochettino lo apro, dai. Ci faccio vedere. Dopo dobbiamo reinficcarlo, vedi com'è già tutto protetto, inzavorrato. Dopo ho paura che poi ci sono delle altre parti che non sono gli esplosivi. Le scatoline con dentro, niente. Capito? Secondo me ci vuole la giusta calma. Non abbiamo le tempistiche per offrire questa cosa qui. Andremo a spoilerare un attimo. Sentiamo le sue deduzioni. Io c'ho un gran dubbio. Questo qui non è mica lo Z. Se non è questo lo Z, ma scusa, dov'è il baffo in testa? Cos'è il baffo in testa? La V, non c'è mica. Qui non c'è. Allora, il fatto che effettivamente non ci guarda sia. Guarda che è diverso, Questo qui non è lo Z. Sono sbagliati, THK. Allora, metti in pausa? No. Facciamo tutto in diretta. Ci assomiglia lo Z, ma la te manca anche la a me, però vedi che è tutto nero che non c'entra. Questo che mi stavo chiedendo, andiamo a vedere. Allora, alla fine deve venire così, cioè non è che. Col baffo. Così, con le antenne adesso va. Probabilmente qua c'è qualche cos'altro di protetto, non lo so. Però perché non vedo dei nostri amici? Lei rimane, se no non va a dormire stanotte. No, ci vado, io sono invece tranquillo. No, che io non sono tranquillo neanche un po', ma per niente proprio. No, vabbè, però non le armi sono anche i nostri. Le armi sono le sue, cioè sono quelle, la punta è la sua. Allora, facciamo così. Però la testa qua non c'è troncata. Lei, allora, deve capire che non voglio che i nostri... spettatori cominciano a prendere la pila della persona come lei. Ok, va bene. Lasci i cani, magari sono qua dentro. Vedi, se le frequentassero di più, probabilmente sarebbero costretti anche loro. Mentre potrebbe essere qua dentro gli aggeggi, le cose, qua roba protettiva. Magari questa è una versione. Quando la casa costruttrice degli Z della Earth Federation Force. Però M02. Ma che cazzo? M02. Cosa la inquieta? Cita M02, Tom e May, M02, ok?
C'è scritto? Sì, c'è scritto. Ah, non riesco a leggere perché sa che io non vedo. Comunque, io filmo, ma sono cieco. Lei smetta, basta, la smetta di inquietare i nostri corpi. Facciamo così. Ma io sto inquietando lei, non no, i nostri. No, non mi inquieto perché tanto con calma lo andremo. Ok. Sappiate che le informazioni, se effettivamente nel frattempo c'è questo, guardando gli unboxing eccetera, ve le daremo nei commenti, nella descrizione del video qui sotto, così intanto che arriva la video recensione non rimarrete inquietati, dormirete la notte assieme al nostro basso produttore. Vabbè, no, comunque veramente lo presentano così? Voi là? No, mi incuriosisce però. È pesantino, tra l'altro, non è leggerissimo. Ma pesantino è un, sì. È un giusto peso di un buon metal build 1 a 100. Allora, però, non abbiamo detto però quanto costa, o sì? Giusto, no, no. No, quanto costa? Quanto costa? Perché mi incuriosisce. Anche perché so che il prezzo è calato. Insomma, dopo che l'ha comprato lei. Insomma, no, era già in sconto. Ah, che miseria, che spiego. Ancora adesso, anche se non speravo so se è il momento in cui lo vedrete, perché chissà se riesco a caricare questo unboxing. Costa in euro 139 euro spedito. 139 euro. Che se avrà i suoi difetti. Sua, okay. Però se fa la sua porca trasformazione, direi che è tutto bello, tutto guadagnato. Io già, diciamo, da quello che si viene a intuire come verniciatura, come cose, da queste altre parti, diciamo qua degli accessori, da quelle che si intravedono, sono fiducioso. Sì, è lui, il corpo è il suo. Sono fiducioso anche qualitativamente, diciamo, sulle verniciature, sui qualitativi, ma non basta. L'unico aspetto effettivamente su cui sono quel filo, diciamo, deluso, anche se ormai l'avete detto, bisogna aspettarcelo, è effettivamente che un così dotato, che poi dovrà trasformarsi, non avendo le trasformazioni, non avendo le istruzioni, dovrai andarti a cercare su internet o stare molto attento su, perché ovviamente richiederà la sua cura. Però è lo scotto di acquistare in questo caso i Gundam non ufficiali e bisogna passare da questa cosa. O se no si sono dimenticati di mettergliele. Ma lei, come al solito, no, volevo essere ottimista. È mal informato. Non è che arriva in due scatole anche questo come i nostri cari amici Sample? No, not ma for non sale. Si preoccupi. No. Questo ecco. È la preview di quello che ci aspetta su un esemplare che sono contento di aver recuperato, no, perché no. Come lei sono molto curioso e a questo prezzo sì. Avrà qualche difettuccio, però lo metto in conto ecco. E anche se ce l'ha, insomma, a meno che non mi si distrugga tra le mani completamente, però sono contento dell'acquisto. Però sono rimasto un po' deluso perché non me l'ha un po'... Ah, non glielo appunto, stiamo percependo il fragore della curiosità che colpirà anche altri nostri. Però questo è l'unboxing. Guarda, la saluto perché mi ha già fatto girare le scatole. Arrivederci, Gli unboxing quelli ficcanti.